condizioni, il sereno, qualcosa che complica il percorso di avvicinamento a Lucida Artista, soprattutto nella fase calda delle festività? Ma direi di no. Noi rispettiamo gli intendimenti del comandante, che ha inteso rassegnare le dimissioni dall'incarico. È in corso una trattativa, credo, dagli esiti positivi, che consentirà di avere un dispiegamento di forze adeguate nel corso di Lucida Artista. Quindi niente, credo che, mi auguro che tutto vada bene per quanto riguarda le relazioni sindacali. Per il resto, io l'ho detto già in altre circostanze e lo ripeto, l'amministrazione da questo punto di vista ha la coscienza a posto, cioè noi abbiamo dato seguito ad un tavolo di trattative importanti della Greca, è stato affiancato al comandante per gli aspetti relativi alle sue capacità preclare, la sua consapevolezza per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari. Quindi è stato un supporto tecnico che era stato affiancato per questi aspetti al comandante. Quindi da questo punto di vista nessuna sovrapposizione di ruoli, né non è che era stato vicariato il comandante, era stato messo in condizione di poter lavorare con più tranquillità, pensando agli aspetti relativi appunto alla mobilità, alla viabilità, mentre un tecnico di grande qualità, quale Luigi Della Greca, lo affiancava nella trattativa con le parti sindacali per quanto riguardava gli aspetti economico-finanziari. Quindi per Della Greca sarà un incarico pro tempore? Della Greca ha un mandato preciso, aveva un mandato preciso che era quello di supportare il comandante nell'allocazione delle risorse, delle richieste per valutare quanto era materialmente nelle disponibilità dell'amministrazione. Io l'ho detto anche poc'anzi nel corso già di questa intervista. Noi abbiamo messo a disposizione delle organizzazioni dei lavoratori un'importante allocazione di bilancio per fare in modo che i disagi, le difficoltà e il superlavoro di questi giorni fosse ricompensato come è giusto per legge. Noi ci attestiamo su un aspetto semplice: noi possiamo corrispondere quanto la legge ci consente di corrispondere, e da questo punto di vista credo che siamo inossidabili. Da escludere l'assunzione a tempo determinato di altri 30 vigili urbani, coloro che in passato avevano già ricoperto questo incarico durante le uscite artista? Non è stato possibile farlo per dispositivi che non sono nelle nostre disponibilità, per dispositivi di legge. Non l'abbiamo potuto fare, non è che non l'abbiamo voluto fare, non l'abbiamo potuto fare. Ci sarà la nomina di un nuovo comandante ora? Ebbene, necessariamente. Grazie. Di Parigi e la Francia e noi con loro. Avremmo potuto anche decidere di evitare l'accensione